Allora, eccomi qui a provare questo Airig Acoustic Stage. L'ho appena spacchettato e l'ho montato. L'ho collegato praticamente, lo sheet aux entra in un preamplificatore. Sono nel mio studio adesso. E questi rumorini che sentite, il filo che sbatte sulla cassa del mio mandoloncello che vi faccio vedere. Eccolo qua. Quindi, ecco, sentite, c'è un feedback. Questa cosa meravigliosa, eccolo qua. Ehi. C'è un soppressore di feedback che immediatamente lo toglie. Eccolo qua. Adesso non c'è più. Ho semplicemente schiacciato il cancel feedback. Basta far andare lo strumento in feedback, schiacciare il tasto e il feedback sparisce. Tra l'altro sono a un volume sostanzioso e questo è il suo suono. Suono naturalissimo, peraltro. E che dire, questo lo faccio ascoltare un attimo. È veramente incredibile, cioè io che ce l'ho qua, insomma, sento esattamente il suono dello strumento anche nelle casse. Adesso facciamo una prova, proviamo a registrarlo e vediamo, poi ascoltiamo direttamente il registrato, vediamo che succede. Ascoltare, lo rimandiamo. Lo rimando così voi possiate vedere la traccia appena registrata. Secondo me il risultato è veramente impressionante. Cioè, io ho provato ad amplificare, scusate, lo sto facendo con un telefonino, quindi un po' precario, però insomma, è il risultato che conta. E il risultato è incredibile, il risultato sonoro è pazzesco. Ed è, tra l'altro, vedete, io l'ho applicato perché ne parlavo con Fabrizio Testa, di K Multimedia, e diciamo che l'attacco dello strumento sullo strumento del pickup è fatto per le chitarre, quindi con una tavola armonica che sia entro i 4 mm. Questo strumento qua, come altri strumenti etnici che io ho, hanno uno spessore superiore, però il problema è facilmente arginabile utilizzando una qualsiasi pasta per pickup a contatto, perché tra l'altro il microfono non è sulla parte, diciamo così, a forma di plettro, come potete vedere, ma è all'interno. Quindi si lascia il microfono scoperto e si attacca come se fosse un pick-up a contatto. Ovviamente, lo faccio rivedere perché questa è la cosa veramente geniale, questo è un apparecchio incredibile che poi tra l'altro ha una comodissima clip, come potete vedere, che si può attaccare alla cintura così da averlo sempre a portata di mano. È veramente, veramente una figata pazzesca. Io, scusate, ma sono emozionato perché è veramente incredibile. Ha anche un selettore di toni e devo dire che il suono cambia veramente tanto, perché questo è fatto sia per chiaramente tutti gli strumenti a corda, soprattutto per chitarra.
Delle equalizzazioni già preconfezionate, c'è cioè il suono natural, quindi il suono più naturale possibile. Quello che stavate ascoltando prima è il suono warm, cioè la regolazione warm, poi c'è una regolazione bright e poi c'è diciamo un preset per chitarra con le corde di nylon, quindi per chitarra classica. Che dire, io sono stupefatto perché è la prima volta che lo uso. È veramente il suono di questo strumento, cioè se io ve lo faccio sentire acustico senza il pick-up e poi col pick-up, cosa che faccio immediatamente chiudendo il volume delle casse, ecco, questo è lo strumento acustico. Ok, ora apro le casse. La cosa incredibile è che non cambia. Naturalmente ho più volume, però il suono è assolutamente fedelissimo. Se avete desideri cubani, con un mandoloncello, con una scalatura di corde come questa, si ricorda un po' il laud. Bene, niente, io vi saluto e questa è la prima prova che facciamo con l'Airig Acoustic Stage. Magari ne faremo altre con altri strumenti. A presto.